Studenti di diversi collettivi e diverse facoltà, oltre a diverse università. Oggi è semplicemente la continuazione delle nostre proteste contro la riforma Gelmini. Per protestare contro i tagli alla cultura, che sono stati tanti e mettono in ginocchio una categoria che appartiene al paese, proprio come filiera produttiva. Quella della cultura non è solo una roba campata in aria o che fa bene alle anime nobili, è anche un'industria che porta lavoro. Lei cosa fa? L'attore. I tagli alla cultura sono un problema. Di quanto problema i tagli alla cultura? Ma grazie, qua, grazie. Nome di tutti i miei colleghi che suonano, cantano, ballano e lavorano non soltanto in questo magnifico teatro, ma in tutti i teatri d'Italia, per dirvi a qual punto siamo profondamente preoccupati per il futuro della cultura il nostro paese e in Europa. E se mi permettete, vorrei che ricordiamo insieme l'articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Siamo qui in questa meraviglia di galleria e partecipiamo a questa festa della città. Ma sono sceso perché in casa non riuscivo a vederlo, non prendo Rai 5 e allora vado a vedere in piazza cosa si vede. Mi piacerebbe molto venire alla Scala, ma è difficile trovare i biglietti però. Ma questa è anche un'opportunità, in effetti lo schermo è molto grande, è come stare quasi a teatro. Presidente, com'è stata? Bellissima, fantastica, finalmente qualcosa di nuovo, un Wagner meraviglioso, strepitoso, con una scenografia, una regia moderna, attuale, tecnologica, bellissima. Sono pronta a entrarci ancora. Sono una vaneriana, lei viene a chiedere a me se mi è piaciuto. Figuriamoci, stupendo, siamo una vecchia logionisti, ma è meraviglioso. Tutti bravissimi, direttore d'orchestra, orchestra fantastica, regia incredibile, scene incredibili. Va bene, bellissimo. Una storia appassionante, una regia stupenda, protagonisti speciali. In questi finali meravigliosi si sente l'odore della cucina, non devono più farlo. Cioè uno sta sentendo il finale di questo Wagner, che è la fine del mondo, e si sente il profumo di questa roba qui. È una cosa vergognosa. Va bene? Tanto a mangiare, si va a mangiare fuori.